Grazie caro Alberto Bottini per avermi coinvolto nella composizione e la stesura dell'aspetto scientifico di questo evento che noi come sede abbiamo dedicato al precedente ciclo professor Aldo Leggeri. Non sembra, ma sono già quasi 10 anni da quando il linguanodo Sentinella è entrato come una meteora laddove così graziosamente il professor Bradellino ha definito pianeta senologia. Ma questa meteora nella sua scia ha lasciato alcuni dubbi, alcune perplessità, alcuni problemi. Noi abbiamo isolato uno di questi problemi, quello della presenza nell'infrarosa sentinella delle micrometastasi, e ne abbiamo fatto oggetto di una tavola rotonda interdisciplinare per la presenza dei chirurghi, degli antropatologi e degli oncologi. Non pretendiamo di risolvere tutti questi aspetti, però alcuni possono essere chiacchierati insieme a voi e i relatori potranno esprimere opinioni e esperienze in merito. Quindi se i relatori vogliono far parte della questa tavola rotonda, noi in accordo abbiamo stabilito alcuni temi di riferimento sui quali discutere e discutere poi alla fine insieme a voi. Alcuni sono di chiara pertinenza anatomopatologica, altri oncologici e altri chirurgici come argomenti. Definizione di micrometastasi. La micrometastasi deve essere identificata con la colorazione tradizionale, con l'immunostochimica oppure con l'antibiotico monoclonale. Le micrometastasi sono tutte uguali oppure differiscono per la presenza, per il numero delle cellule atipiche? E questo può avere una ripercussione su quella che è la prognosi della malattia. Le micrometastasi richiedono sempre la terapia adiuvante? C'è una selezione nelle pazienti che meritano la terapia adiuvante o tutte le pazienti con micrometastasi devono fare l'adiuvante? La micrometastasi richiede sempre la dissezione ascellare oppure c'è una selezione di pazienti? Infine, la micrometastasi si accompagna sempre quando viene fatta la dissezione alle macrometastasi? Questi sono i temi sui quali chiacchiereremo qui e con voi successivamente. Dottoressa Bersiga, quindi a lei il compito di affrontare i primi due argomenti, la definizione della micrometastasi e le tecniche di identificazione delle micrometastasi, come sentite da te. Dopo aver ascoltato il professor Del Rico, devo dire che sono molto contenta di fare la macromatologo, perché effettivamente abbiamo sicuramente delle problematiche nell'esame dell'infonodo sentinella, ma sono sicuramente di portata minore rispetto a quello che è la ricaduta clinica delle nostre diagnosi. Però diciamo che il problema poi finisce con riguardare altri colleghi. Io iniziavo esaminando lo staging del carcinoma della mammella del 2003, che è stato appena elaborato, cioè elaborato alcuni mesi fa, e che grazie alle nuove diffusione della metodica dell'infonodo sentinella, questo infonodo ha trovato posto, questa metodica ha trovato posto nel nuovo staging. E lo vediamo appunto schematizzato, come SN. Sono entrate nello staging del carcinoma della mammella altre due tecniche ancillari dell'istologia classica, che è l'utilizzo dell'immunistochimica e l'utilizzo della biologia molecolare, cioè di una tecnica che è la PCA. Inoltre, nell'ambito di questo staging, si prende in considerazione anche le micrometastasi. Micrometastasi che sono definite classicamente come metastasi inferiori a 2 mm, fino ad un diametro minimo di 0,2 mm. Queste micrometastasi, tra virgolette, inferiori a 0,2 mm, non le chiamiamo più micrometastasi, ma le chiamiamo come cellule isolate o cluster a livello del linfonodo e che in maniera molto prudenziale il TNM ha fatto sì che rientrino ancora nell'N0. Cosa sono? Sono praticamente poche cellule di linfonodo o pochi depositi di cellule che alla istologia classica sfuggirebbero e che invece vengono messe in evidenza o con immunistochimica oppure con la PCA. La PCA è molto più sensibile ancora dell'immunoistochimica e questo forse viene considerato quasi un limite.
della metodica, perché il grosso problema è che significato, poi discuteranno i miei colleghi, che significato hanno queste piccoli depositi, queste cellule isolate neoplastiche. Io vorrei fare solo due osservazioni. È vero che il 30% dei tumori della mammella linfonodi negativi vanno male, e quindi potrebbe essere di conseguenza che siano appunto quei casi in cui a livello del linfonodo sono presenti queste cellule neoplastiche. Però è anche vero una osservazione di carattere opposto. Nel carcinoma intraductale della mammella, meno dell'1% dei linfonodi, meno dell'1% dei casi, i linfonodi presentano, già l'istologia classica, presentano delle metastasi. Però questo, delle micrometà, però questo non inficia quella che è l'andamento clinico del carcinoma intraductale, cioè una malattia che va bene, che ha un trattamento chirurgico e che ha una prognosi eccellente. Ebbene, facendo solo l'immunistochimica senza passare alla TCA, noi vediamo che ben il 9%, da una statistica che ho trovato, ben il 9% di questi linfonodi sentinella hanno delle cellule neoplastiche o dei microdepositi. Però la prognosi resta comunque una prognosi buona. Qui si è capito un attimo il concetto di micrometastasi, quindi tra 0,2 e 2 mm, cellule tumorali isolate, piccoli depositi, sono considerati in questo PNM ancora in maniera molto prudenziale come linfonodi negativi. La metodica è stato detto e ridetto, a cosa serve? Non bisogna dimenticare però una cosa fondamentale, questo è stato sempre rimarcato da tutti, che il gold standard per sapere lo stato linfonodale effettivo di una paziente è ancora la dissezione ascellare, l'unica che effettivamente ci consente di dire con assoluta certezza se in quella paziente esistono o meno delle metastasi linfonodali. Naturalmente è inutile rimarcare il significato prognostico dei linfonodi positivi. Quando noi applichiamo questa tecnica, affidiamo al linfonodo sentinella un valore predittivo negativo assoluto, ma questo è vero. È ovvio che questo accade nella stragrande maggioranza dei casi, 97-98%, però guardando le statistiche si trova che dal 2 all'11%, in media il 6%, se noi togliamo il linfonodo sentinella e contemporaneamente non nel follow-up dopo 12, come è stato fatto vedere dopo 72 minuti eccetera, ma lo togliamo comunque, noi troviamo che in media il 5-6% dei casi, a fronte di un linfonodo sentinella che noi abbiamo detto dopo aver accuratamente studiato che è negativo, hanno delle metastasi. Quindi questa è una cosa che ovviamente è conosciuta da tutti e deve essere comunque anche rimarcato. A fronte dell'importanza quindi che deve assumere il linfonodo sentinella nella prognosi, nella terapia eccetera, la patologo deve valutare il suo linfonodo sentinella in maniera estremamente accurata. Gran parte delle anatomie patologiche fanno l'immunistochimica, non solo viene utilizzata l'immunistochimica che già di per sé aumenta la percentuale dei linfonodi positivi, ma si fanno anche delle multiple sezioni. Complessivamente si dovrebbe arrivare ad aumentare la sensibilità diagnostica del 20-30%. Problema: è bene fare il linfonodo sentinella su materiale congelato e qui c'è il grande vantaggio di esprimere una diagnosi e quindi di permettere in caso in maniera rapida durante la seduta operatoria, e quindi nel caso di linfonodo positivo il chirurgo può andare avanti e fare la dissezione fascellare, ovviamente se la ritiene opportuna, oppure è meglio differire la diagnosi, cioè ricevere il linfonodo, processarlo ovviamente con l'immunistochimica, sezioni multiple eccetera in un secondo tempo. Ci sono vantaggi e svantaggi in entrambi i metodi. L'ipotesi estemporanea dà dei problemi di carattere diagnostico, molte volte è difficile, obiettivamente. Si può utilizzare l'immunistochimica rapida. Noi abbiamo provato, non è il massimo molte volte.
problemi economici e organizzativi. Il rinforzo dovrebbe essere accuratamente esaminato prima di fare tante sezioni, solo per farne uno molto piccolo ci vuole molto tempo. Questo naturalmente significa costi aumentati. Grande vantaggio, la dissezione ovviamente può essere fatta immediatamente. La processazione di malattia è quella che è molto amata da un patologo, chiaramente, perché ti permette di lavorare con calma, non si crea grossi problemi diagnostici, ti dà una sicurezza a livello della diagnosi stessa e a costi molto più ridotti. In questo caso ovviamente non si utilizza, non serve l'immunistochimica, questa è una diagnosi che un patologo in grado di fare tranquillamente, sia in congelato e maggior ragione sul definitivo. E' qui che serve l'immunistochimica o la biologia molecolare della DCA per evidenziare proprio queste cellule isolate o questi microdepositi che naturalmente sfuggirebbero. Quindi diciamo la... come la maggior parte degli anatomopatologi, cioè preferiamo effettivamente, secondo noi, sia per problemi diagnostici che per costi più contenuti, eccetera, preferiamo sicuramente una diagnosi sul materiale in terapia definitivo. Sono già stati affrontati diversi problemi, allora vorrei sentire anche il parere degli altri, Marco, se vuoi venire, parlato, nel senso che non fare tutte queste metodiche di collaborazione di immunistochimica, della PCR, eccetera, è un difetto diagnostico? Quali sono le possibilità che uno ha nel proprio ospedale di effettuare queste indagini? Rapidissimamente, no, noi non facciamo di regola PCR a tutti i prodotti che vengono prelevati per motivi che sono abbastanza ovvi, sono indagini che vengono riservate a particolari sottogruppi, qualora sia interessante dal punto di vista di uno studio che viene condotto. Per quanto riguarda invece il rapporto tra immunosserina e osina e immunoistochimica, sì, l'immunoistochimica viene usata. Io ho portato in una delle mie diapositive quella che è il modo che abbiamo standardizzato per processare l'inconosciente di mera, che è una cosa fondamentale. Nel senso che tutte le volte che si parla di valore dell'inflammazione di mera, bisogna sempre prima mettersi d'accordo su come lo si fa a esaminare questa inflammazione di mera, perché può cambiare moltissimo. Quello che io vorrei far notare, che almeno secondo me è uno dei valori da tenere presente, è che noi non possiamo più dire che la dissezione ascellare viene fatta per la stabilizzazione dell'ascella, e quindi del carcinoma della mammella, da quando è stato introdotto il rinforzo di mella. Perché sono due concetti intellettualmente completamente diversi. Il rinforzo di mella è una cosa, la dissezione della cella è tutto un'altra. Il discorso è molto semplice. Se io faccio una dissezione della cella e tolgo 20 linfonodi e faccio una sezione per ogni linfonodo, faccio 20 sezioni. Se io tolgo un linfonodo e faccio 20 sezioni sullo stesso linfonodo, faccio sempre 20 sezioni. Ma quello che vado a cercare sono due cose completamente diverse. Il linfonodo sentinella ha introdotto un concetto nuovo, che è quello di andare a cercare i veri negativi della cella, non tanto i positivi, perché quelli si trovano tranquillamente facendo la dissezione della cella. Ma lo scopo del linfonodo sentinella è di individuare quelli che sono davvero negativi non per una metastasi, per un polpero, per una sibe o addirittura extracapsulare, ma sempre più in basso nella scala. Quello che è un vantaggio, che secondo me poi diventa anche una sciagura, è proprio questa classificazione dell'American Joint Committee, quello del JCO, che introduce addirittura prima delle micrometastasi una serie notevole, perché sono 6 o 7 categorizzazioni di sottomicrometastasi. Cioè quelle che non si sa ancora, se sono metastasi, se non sono metastasi, se sono depositi puramente meccanici, se sono artefatti tecnici, che ci comportano un'indagine estremamente complicata e ora dalla fine poi non sappiamo come trattare. Quindi questo è il concetto. Il discorso è la scelta della metodica da discutere col patologo a seconda delle esigenze che ciascuno ha nel proprio centro e della offerta terapeutica che poi può dare,
e quindi la risposta che si può dare, però sapendo che l'ipnosi non è un'alternativa alla riflessione della scelta, è una metodica aggiuntiva che va a cercare il negativo. Però siete d'accordo che l'ipnosi stochimica consente un recupero di linfonodi di micrometra che con il tradizionale non vengono identificati? Tecnica che deve essere assolutamente effettuata. Tra l'altro un patologo sicuramente sì, poi dopo il clinico ovviamente deciderà come interpretare che quello è il problema grosso secondo me. Cioè, sicuramente l'immunistochimica recupera dei casi che vengono segnalati che sono negativi, questo è stato fondamentale. L'altra cosa importante è che le sezioni siano molto avvicinate, io parlo da vadilante, no? Cioè, nel senso che se il difetto che si aveva diversi anni fa, eccetera, che si tagliava in modo metà, buonanotte sono ancora. Questo non è più accettabile, perché se introduciamo il concetto delle dimensioni, per cui 0,022, allora a questo punto è chiaro che io devo fare piccole sessioni per individuare queste cose, quindi lì poi posso discutere se è sotto lo 0,02 oppure sopra lo 0,02, che cosa serve, che cosa faccio come clinico. Però è chiaro che la cosa fondamentale è tagliare bene l'infonodo con tante sezioni molto ravvicinate, poi sarà l'autocolo e l'immunistochimica per recuperare qui. Poi la PCA non credo che possa essere introdotta. Io mi rifacevo al professor Bellato se lui invece la usa, quindi. No, aspetta, facciamoselo. Parlando per davvero, allora, intanto penso che giustamente il dottor Greco fa bene poi dopo a ricordarci come si deve fare metodologicamente lo studio dell'informazione clinica. Vorrei però che fosse chiaro che per quelli non addetti ai lavori, in tutte le specialità, succede sempre che uno sente una cosa e poi sembra l'acqua santa. Allora, per trovare delle cellule neoplastiche che non siano sparse così e confuse, come ci ha fatto benissimo vedere la collega prima, è sufficiente prendere un infonodo, tagliarlo tante volte e guardare con le madossine. 30 anni fa, perlomeno, ci fu un collega americano, perché quei patologi avevano un po' da fare, per cui si metteva lì a tagliare l'infonodo della scena della mammella e lui trovava 30% in più dei casi positivi, semplicemente facendo le fettine e guardando le madossine. Quindi l'immunistochimica non è l'acqua santa, è una cosa che va fatta quando il patologo, dopo aver guardato una serie di sezioni, non vede niente e serve a mettere in evidenza quei casi in cui ci sono cellule un pochino sparse e confuse tra i linfociti, eccetera, eccetera. Quindi non è che ci vuole per forza l'immunistochimica, l'immunistochimica va fatta quando serve, cioè quando non trovo nulla all'osservazione regolare, nella maggior parte dei casi non serve perché è sufficiente l'osservazione. Quindi l'immunistochimica è una cosa che va fatta quando è il caso di farla. La cosa fondamentale è la sezione di fondo, perché se non c'ho le fette, anche con l'immunistochimica non vedo niente, perché non c'ho il materiale su cui vedremo, che è un concetto diverso se andiamo invece ad applicare la biologia molecolare, perché lì io non vedo morfologicamente, ma devo badare a un dato, eccetera. Però di questo poi ne parliamo, commentiamo noi. D'altra parte non tutti ritengono necessario l'immunistochimica perché pensano che i pazienti con le micrometastasi abbiano lo stesso destino di quelli con i linfonodi negativi. Ma questo è un altro discorso. Esatto, ma è il discorso della valutazione. Qui adesso stiamo parlando della osservazione, della evidenziazione delle cellule tumorali, anche una. L'altro problema, uno degli altri problemi, è quello legato alla indicazione per la presenza di micrometastasi della terapia adiuvante. Sentiamo il parere degli oncologi, passa l'acqua. Ma questo è un problema, secondo me, molto controverso ancora e che non ha una risposta definitiva. Nel senso che ci sono in corso 4 studi che io poi farò vedere che affrontano il problema dell'infonodo sentinella e del suo valore sia prognostico che predittivo di risposta a un'eventuale terapia, quindi un miglioramento, un'indicazione a una terapia adiuvante, lo affrontano in maniera prospettica. Finora noi ragioniamo solo su dati retrospettivi, su casistiche
storiche di ogni gruppo, di ogni singolo centro che sono state pubblicate, e da questi dati retrospettivi facciamo delle estrapolazioni. Quindi vorrei invitare a un minimo di cautela, ovviamente, nelle conclusioni che se ne traggono da questi dati retrospettivi, perché può essere vero tutto, ma potrebbe essere vero anche il contrario di tutto. Pochi giorni fa a San Gallo il professor Veronetti ha fatto vedere un dato che non è ancora pubblicato della statistica del DGO, dove fa vedere che i pazienti che hanno delle micrometastasi nell'infonodo sentinella e che vengono poi operate e quindi gli viene dissecata l'ascella, cosa che abitualmente si fa, che fanno tutti, vanno peggio di quelli che non vengono operati. Quindi come se lasciare l'infonodo ascellare in una paziente, ne accennavo anche così di prima, ha un valore anche prognostico per la paziente, non gli togli un sacco di linfonodi, gli lasci un sistema immunitario non toccato, gli lasci probabilmente degli antigeni tumorali contro cui i suoi linfociti vanno poi a reagire e quindi a stimolare un effetto benefico anche a lungo termine sui pazienti. Per cui inviterei alla cautela appunto nell'affrontare queste problematiche dal punto di vista prognostico e terapeutico. Sono assolutamente d'accordo, credo che già passerà, comunque io faccio una serie di considerazioni che poi presento quando tocca a me. Non tocca a me allora. Vabbè, innanzitutto voglio ringraziare il dottor Puccini e il professor Alquanti per avermi invitato. E allo stesso tempo dirò che, come diceva Passaracqua, questo argomento è infido, è pericoloso, cioè soprattutto per chi poi, quando il chirurgo e l'antropopatologo consegnano il paziente una diagnosi, così bisogna vedere dal punto di vista medico e dal punto di vista trattamento che cosa bisogna fare. Io cercherò di riflettere su questo significato clinico patologico delle micrometastasi, probabilmente alcuni concetti così che voi avete già sentito verranno ripresi, però non vale la pena ripetita Human per approfondire le cose. Certamente che il discorso delle micrometastasi è un discorso che nasce perché sono migliorate le tecniche sono migliorate, le tecniche di immunistochimica, le tecniche di biologia molecolare hanno permesso di cominciare a dire che esistono anche delle cose piccolissime che di solito prima non vedevamo, però non è assolutamente chiara, e questo bisogna dirlo fin da adesso, e quindi la prudenza che consigliava prima Passaracqua è fondamentale, quale sia la rilevanza prognostica di queste micrometastasi delle cellule tumorali isolate. Ma dunque, ci sono delle considerazioni che nascono anche dagli ultimi lavori che sono stati già citati anche prima sullo stato linfonodale. Allora, il discorso, come faceva prima il professor Vilacqua, prima, è che i linfonodi che hanno ematossiline e osina negativi, se vengono poi testati con l'immunistochimica, hanno un 13-29% di evidenziazione delle micrometastasi. Quindi, come seconda battuta, quando c'è la necessità, l'ematossina di osina può dare dei vantaggi. Poi l'altra cosa importante, già l'ha accennato prima la professoressa, è la dimensione delle micrometastasi. Se queste micrometastasi sono al di sotto dello 0,2 mm, nel PNM le classifichiamo N0, poi ci mettiamo tra parentesi un in più che vuol dire che sono positivi alla immunistochimica. Se sono comprese tra 0,2 e 2 mm diciamo che sono N1. Lo classifichiamo come LI positivo, cioè micrometastasi, tra parentesi ci mettiamo un immunistochimica. Quindi differenziamo queste micrometastasi a seconda delle dimensioni. La malignità comunque di queste lesioni è sempre un po' legata al grado di proliferazione e alla reazione stromale, così ci dicono gli anatomopatologi. Bisogna anche ricordare che le tecniche di biologia molecolare, la PCR, può identificare delle cellule tumorali isolate anche in situazioni di immunistochimica negativa. In questo caso parleremo comunque di N0, cioè di linfonodi negativi, però fra parentesi metteremo un molecolare positivo. Già da questa diapositiva si può capire come qui si può riflettere su queste cose, su queste dimensioni. Si può riflettere e vediamo di trasportare questi concetti all'interno dell'infonodo sentinella. Mi pare di aver capito, si deve anche dire che al momento attuale l'infonodo sentinella non è ancora un trattamento standard. Lo vedremo poi adesso in base agli ultimi dati di San Gallo, molto affascinante, però non è standard. Non è standard e bisogna anche sapere che vi possono essere dei falsi negativi e che questo linfonodo sentinella non possono farli tutti. Nessuno si può svegliare una mattina e dire mi metto a fare l'infonodo sentinella, ma deve essere una tipa addestrata che deve avere un tasso di identificazione maggiore del 90% e dei falsi negativi inferiore al 4%.
Quindi il foto sentinella è una tecnica importante che deve essere nelle mani evidente, preparata e importante. E che comunque è una tecnica che non fa parto se vi sono delle lesioni multifocali e se il diametro è maggiore di 3 cm, perché non può essere il cosiddetto salto del linfonodo sentinella. Questa è un'altra cosa molto importante che va saputa. E che in tutto questo tipo di discorso qualcuno ha già detto, la paziente va assolutamente informata perché non deve rientrare in quei casi negativi e che per tale motivo va assolutamente tenuta sotto stretto follow-up. Queste mi sembrano delle cose che vale la pena che noi ci riflettiamo sopra. Nel linfonodo sentinella, l'ematocina eosina negativa, andiamo a guardare i dati con la immunohistochimica e con queste sezioni seriali a cui facevamo riferimento prima, anche qui possiamo avere un recupero dal 9-23% del micrometastasi. Quindi possiamo dire fondamentalmente, possiamo riflettere, queste sono delle ipotesi di lavoro, le butto lì, che allora quando noi abbiamo N0 immunistochimica, N0 molecolare, quindi le dimensioni sono disegnate, e dei fattori prognostici favorevoli, sui quali insomma, dobbiamo sempre riflettere, possiamo azzardare a dire che non va fatta nessuna terapia in questi pazienti. Quali sono i fattori prognostici favorevoli? Ma innanzitutto il tumore di piccole dimensioni, questo resta sempre, dimensioni sono sempre una cosa molto importante, i recettori sono altrettanto importanti, l'assenza di linfonodi ascellari è altrettanto importante, il linfonodo sentinella si ha delle micrometastasi nodali, queste cose le ho imparate leggendo le considerazioni sulle ultime considerazioni da parte del TNM, e non subcapsulari, è un fattore prognostico favorevole. Così come cervelli tumorali isolati e un'assenza di invasione vascolare per i tumorali. In questo caso si può anche, cioè, si dice che non fa parte la dissezione ascellare e fa fatta solo la sorveglianza. Quali considerazioni possiamo fare sulla presenza di queste micrometastasi? Quindi abbiamo detto, abbiamo già dato le ipotesi, però non abbiamo ancora capito che cosa dobbiamo fare quando queste sono presenti. Alcuni autori considerano la presenza di queste micrometastasi, di queste cellule tumorali anche isolate, come N0, cioè non vogliono dire sostanzialmente niente. Per altri casi, per altri autori, in caso di micrometastasi, secondo alcuni dati, diminuirebbe l'intervallo libero, mentre per altri addirittura non ci sarebbe nessuna differenza per quanto attiene la sopravvivenza. Quindi vedete come l'argomento è estremamente contorto e difforme. Quindi una situazione non risolta per eventuali decisioni terapeutiche dal punto di vista medico, e naturalmente bisogna fare ancora tesoro delle vecchie considerazioni riguardanti le dimensioni ingredienti e mettere in atto degli studi che possono approfondire questo tipo di problema. Esiste poi quell'altra categoria che vi dicevo prima, che sono quei TN1 immunistochimica, cioè quel gruppo di micrometastasi che hanno delle dimensioni un po' più alte, e naturalmente qual è l'importanza clinica e qual è l'uso che noi facciamo di questo della stadiazione? Non è molto facile dire questa cosa, però, cioè voglio dire, nella storia dell'oncologia medica, cioè l'intuizione di buona donna era stata quella di considerare il tumore mammario come una malattia sistemica, e dire che la distruzione del micrometastasi di distanza era una cosa molto importante dopo la chirurgia e la radioterapia. Quindi la malattia mammaria come malattia sistemica è un dato che regge ancora, come reggono ancora, che qui sono aneddotici se volete, ma tutti questi studi ripetita IUVA che dimostrano come i dati dell'Istituto del Tumore di Milano, sia per quanto riguarda l'intervallo libero, la sopravvivenza globale, eccetera, 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 sono dei dati che tengono. Sono dei dati che tengono anche quando ci sono i cosiddetti linfonodi negativi, perché la sopravvivenza di radiolattina, alcuni gruppi, come qui potete vedere, vanno velocissimo, ha dimostrato che la terapia adiuvante serve anche quando i linfonodi ascellari sono negativi. Quindi non è assolutamente sbagliato pensare che laddove ci sono delle micrometastasi un po' grossine valga la pena azzardare un discorso di terapia adiuvante. Certo, nel futuro si andrà verso anche una terapia adiuvante, come diceva Bottini, eccetera, però questo abbiamo anche al momento attuale, su questo dobbiamo pensare. Quindi la malattia è un fenomeno molto complesso, dobbiamo anche tenere presente che il 50% dei tumori solidi alla diagnosi è già micrometastatizzata a distanza e ha già cellule del sangue periferico, però non è detto che tutte le cellule del sangue periferico diano metastasi, perché soltanto lo 0,05% delle cellule neoplastiche circolanti sopravvive da metastasi. Però c'è anche da dire che più la lesione
e più questo è, ve l'ho fatta vedere, ma non voglio tagliare, ma più l'adesione è a delle dimensioni grosse, più c'è la facilità che delle metastasi uniformi ne vadano in giro, per cui se dobbiamo trarre una serie di considerazioni, anche forse in questi N1 immunistochimici un po' grossini potrebbe rientrare una riflessione sulla chemioterapia adiuvante. Non detto che questo è Vangelo, sicuramente come si passa l'acqua bisogna approfondirlo questo discorso. Occorrono sicuramente degli studi approfonditi e se ci sono dei fattori prognostici favorevoli, sfavorevoli, è sicuramente buona cosa prendere in considerazione se trattare un medico al fine. Anch'io ringrazio Bottini e il dottor Alfatti per questo invito a questo interessantissimo convegno, a questa stimolante tavola rotonda. Molte cose ci ripetiamo con scambi perché ovviamente da un college abbiamo un po' tutti lo stesso modo di vedere i problemi. Cerchiamo però di fare un po' di sintesi perché non ci siano tante confusioni sull'uso e sui vantaggi dell'infonodo sentinella nei pazienti con tumore della mammella. Io direi che focalizziamoci su quello che è l'approccio chirurgico abituale nei pazienti con tumori operabili, quindi un T1, T2, tumori operabili subito, d'amblè, o con chemioterapia neoadiuvante, come ha detto Bottini. Se la scelta di questi pazienti, che viene studiata quando un paziente viene fatto una diagnosi di tumore della mammella, viene studiata la scelta sia clinicamente che anche con ecografia. Se questa scelta è positiva, il trattamento standard di questi pazienti, cioè se nella scelta si vedono 2, 3 o 4 linfonodi positivi, grossi, con metastasi, che molto probabilmente hanno metastasi all'ecografia, se riesce spesso a fare già questa diagnosi, comunque se una scelta è definita clinicamente positiva, il trattamento standard è la dissezione scellare. Non si discuta al momento attuale di fare linfonodo sentinella in questi pazienti, perché se tu lo fai e lo trovi positivo devi comunque dissecare la scelta. Allora, il linfonodo sentinella entra in gioco quando la cella è clinicamente negativa. Vuol dire che non si passano linfonodi patologici nella cella, e allora si fa il linfonodo sentinella, che ha molti vantaggi. Se vengono trovate delle macrometastasi, cioè delle metastasi grossolane nel linfonodo sentinella, più di 2 mm, che si vedono in immunistochimica, come diceva Persica, la dissezione cellare, che in questo caso è d'obbligo, nessuno la mette in discussione al momento attuale. Se una macrometastasi in un linfonodo si deve andare a togliere l'altro, non è etico lasciare gli altri linfonodi. Se uno non ha metastasi nel linfonodo sentinella, trova un linfonodo sentinella negativo, anche con immunistochimica, ecco, la dissezione cellare al momento non viene fatta, ma c'è un punto di domanda, è giusto non farla? Non esistono dati prospettici, però non viene fatta. E adesso vediamo su quali dati ci si basa per non farla. Io ritengo che sia giusto non farla, anch'io, però bisogna dire chiaramente come stanno le cose, non ci sono dati prospettici in questo gruppo che non ha metastasi. Se il linfonodo sentinella è positivo, ma ci sono micrometastasi, inferiore ai 2 mm, come definito la versifica, a questo punto cosa facciamo nella dissezione ascellare? I punti di domanda sono tantissimi e qui entra in gioco la ricerca. Quindi gli argomenti da approfondire per quanto riguarda l'infonodo sentinella sono: che valore prognostico hanno queste micrometastasi linfonodali? Non lo sappiamo bene, dal 9 al 30% nelle casistiche è stato già detto. Dei pazienti che non hanno metastasi linfonodi, se deve fare l'immunistochimica si trovi le micrometastasi. Noi con dei pazienti prima non le trattavamo abitualmente basandoci sul dato dei linfonodi cellulari, però hanno metastasi, una quota importante di loro. Poi c'è il valore predittivo di queste metastasi linfonodali, predittivo nel senso di decidere il trattamento, decidere se fare una dissezione dei linfonodi cellulari o meno, oppure decidere se fare una chemioterapia adiuvante. Questa è un'informazione importantissima dell'infonodo sentinella. Infine, un ultimo aspetto che vorrei toccare, se qualcuno è interessato se ne può prendere in discussione, è l'infonodo sentinella quando questo linfonodo è nei nodi mammari interni. Molti dei tumori che insorgono nei quadranti mediali della mammella hanno micrometastasi nel linfonodo mammari interni al lato della diagnosi. Micrometastasi che vengono lasciati lì perché nessuno al momento va a togliere i linfonodi mammari interni chirurgicamente. E quindi questi linfonodi però rimangono in molte donne operate anche radicalmente per un tumore della mammella. Il valore prognostico delle micrometastasi,
ne ha già accennato Scani, non mi dilungo, però, come ho detto anche prima, studi iniziali erano contraddittori, cioè non sembrava che le micrometastasi avessero un ruolo importante. Poi successivamente nel 97 c'è stata una revisione sistematica della letteratura fatta da questo autore e che ha visto che quando gli studi sono numerosi, con più di 150 casi, il valore prognostico delle micrometastasi c'è, cioè chi ha le micrometastasi va peggio di chi non ce l'ha. Questi dati sono stati confermati successivamente sempre in un lavoro retrospettivo pubblicato su Lancet da un grosso gruppo che è l'International Breast Cancer Study Group, però attenzione ai pregiudizi, perché questi sono studi retrospettivi, cioè assenza di risultati da studi prospettici. La domanda a questo punto è possibile eliminare la linfadenectomia cellulare nei pazienti senza metastasi nel linfonodo sentinella, cosa che abitualmente si fa e che quasi tutto il mondo fa quando fanno il linfonodo sentinella? È possibile, perché questi sono alcuni dei dati più recenti pubblicati, come vedete sono studi osservazionali anche qui, un follow-up mediano è abbastanza breve, 20-24 mesi, 39 mesi, variabili in questa casistica, ma un follow-up molto breve del tumore alla mammella, però le riprese ascellari, cioè le donne che hanno lasciato, non hanno svuotato l'ascella, hanno fatto solo il linfonodo sentinella è negativo, praticamente non ci sono recidive nei nodi ascellari. Le recidive non esistono, una sola in di questa storia. Quindi sembra essere giusto lasciare il linfonodo ascellare nei pazienti che hanno un linfonodo sentinella negativo. Questo è uno studio che è in corso e che risponderà chiaramente alla domanda che ci ponevamo prima. Questo studio dell'NSABP e dell'Università del Vermont è partito nel 1998, vuole reclutare 4.000 pazienti che hanno una scelta clinicamente negativa e che vengono fondamentalmente a fare linfonodo sentinella, ma poi in ogni caso, qualunque sia il risultato, la scelta viene svuotata, oppure fanno il linfonodo sentinella e la scelta viene svuotata solo se il linfonodo sentinella è positivo, viceversa non viene svuotata. E quel confronto tra questi due gruppi, chi ha la scelta e il linfonodo sentinella è negativo e la scelta viene svuotata e chi non viene svuotata, ci dirà tra alcuni anni come realmente sta e questo sarà un valore. Ovviamente che avrà tutto il peso di un'evidenza scientifica con uno studio prospettico della novità. Anche questo è un altro studio molto bello, fatto da un gruppo Almanac, partito nel 2001, più o meno lo stesso studio, dando lo stesso problema dello studio precedente, 1500 pazienti che erano mezzati tra una dissezione ascellare a tutti. Tutti fanno un trattamento tradizionale, come facevamo 5 anni fa, tutte le donne vengono fatte lo svuotamento ascellare, oppure si fa il linfonodo sentinella, se uno ce l'ha negativo non viene fatta la dissezione, se ce l'ha positivo viene fatta la dissezione. Ecco, il confronto tra questi due gruppi anche in questo caso ci dirà come stanno realmente le cose sotto tutti i punti di vista. L'altro problema è se è possibile eliminare la linfadenectomia in chi ha le micrometastasi, questo è il vero problema, perché come avevamo visto prima, chi non ha le micrometastasi non viene operato, già da adesso. Ma chi ce l'ha le micrometastasi? Deve essere operato? Può non essere operato o bisogna svuotare la cellula in ogni caso? Qui ci sono alcune casistiche che mettono in relazione la presenza di metastasi negli altri linfonodi della scella, quindi quando si svuota poi la scella, con le dimensioni del tumore. Si vede chiaramente che se un tumore è piccolo, e il paziente ha metastasi alla scella, tutti i pazienti con metastasi nel linfonodo sentinella. Se però su un tumore piccolo la probabilità di avere metastasi negli altri linfonodi è proprio bassa, eccezione fatta per questa casistica di Viale e dell'Istituto Europeo di Oncologia, che trova il 21%, ma forse è legato al modo come l'Istituto Europeo esamina nel linfonodo sentinella, che mi sembra sia diverso da non farlo l'immunistochimica, credo. Loro fanno l'immunistochimica. Mi sembrava di aver capito che loro facessero in un'unica seduta l'infonodo sentinella. Mi sembrava di aver capito. Ti dico un secondo. Loro utilizzano, che abbiamo provato anche noi, a fare anche l'immunistochimica rapida. Quindi nel congelatore è possibile fare l'immunistochimica rapida, che abbiamo provato anche noi, non dà dei grossi risultati. Non è piaciuta molto. Potrebbero essere falsi positivi questi, come dicevi tu, che di immunistochimica rapida non c'è. Ognuno sa quello che fa. No, chiedo, stiamo discutendo la tavola rotonda. Comunque, dicevo, chi ha micrometastasi nel linfonodo sentinella è in funzione.
distribuzione del T. Se un T è piccolo, la probabilità di trovare altre metastasi è bassa. Se un T è grosso, la probabilità di trovare altre metastasi negli altri linfonodi è elevata. Quindi, al momento attuale, sembra giustificato proporre la linfadenectomia per questi pazienti, al di fuori, ovviamente, di trial clinici. Anche in questo caso, vedete, il paciente che ha il linfonodo sentinella positivo, ci sono degli studi ad hoc che affrontano questo problema. Questo è uno studio molto importante dell'American College of Surgeon and Clinical Oncology Group, che randomizza questi pazienti con linfonodo sentinella positivo tra fare una dissezione cellare a tutti oppure non dissecarli. Questo è uno studio molto importante secondo me, perché quando sarà concluso con un adeguato numero di anni di follow-up ci dirà chiaramente se questi pazienti devono essere trattati oppure no. Un altro studio analogo, uno studio europeo, che affronta sempre questo problema, pazienti con linfonodi ascellare sentinella positivo, e a questo punto la dissezione ascellare viene confrontata con una radioterapia dell'ascella. È uno studio che mira all'eguaglianza, questo qua non mira a migliorare i risultati perché è già un ottimo risultato se la radioterapia cellare desse, sarebbe già un ottimo risultato se la radioterapia cellare desse gli stessi risultati di una dissezione cellare a tutti, quindi molto meno invasiva e traumatica. Un'ultima considerazione sulle micrometastasi, un filone di ricerca che sta emergendo in questi ultimi anni è che la presenza di micrometastasi nel midollo osseo e nei linfonodi dei pazienti che hanno nodi negativi in ascella con tecnica tradizionale di ematossiline uscite. Questo autore, un autore tedesco, ha trovato che su 150 pazienti e nemmeno metastasi, micrometastasi nel midollo osseo prelevato a tempo della chirurgia sono presenti circa nel 30% dei casi. È un dato impressionante se ci pensate, cioè il 30% delle donne che viene operate che non ha metastasi agli linfonodi della cella, se si fa un prelievo di midollo osseo, si colora con l'immunistochimica per le citocheratine, ha micrometastasi nel midollo osseo. Queste donne che hanno le micrometastasi nel midollo osseo hanno un rischio relativo di avere una ricaduta più precoce del 3,5% in più che le donne che non hanno le micrometastasi e hanno una sopravvivenza significativamente più bassa, un rischio relativo di morire 6 volte maggiore rispetto alle donne che non hanno le micrometastasi. Lui, questo autore, non trova differenza invece nelle micrometastasi, nei linfonodi ascellari. Quindi questo emerge a mio parere come ulteriore problema nelle micrometastasi, la presenza di micrometastasi nel minore. Quindi io concludo dicendo i problemi aperti nel cellulo tumorale, nell'infonodo sentinella. Le cellule tumorali isolate e le micrometastasi sono clinicamente rilevanti. Quali pazienti con micrometastasi nell'infonodo sentinella avranno benefici dalla linfadenectomia cellare? E soprattutto, la linfadenectomia cellare può essere dannosa dei pazienti che hanno le micrometastasi a cui andiamo a svuotare la cella? Questo è un aspetto da tenere in considerazione, ricordando appunto i dati di Veronesi che lui ha citato 2 giorni fa, scandalo che dicevo prima. Infine, ha un ruolo la biopsia del linfonodo sentinella nei mammari interni? Sono tutti problemi aperti. Concludo facendo un invito, fatto da Bernard Fischer 3 giorni fa a San Gallo, in cui invito a stare attenti ai pregiudizi. Fanno più danni i pregiudizi in medicina che molti degli errori che facciamo nella pratica clinica. Grazie. E guardavo adesso, ma che danno ne può derivare una vita dell'ecomia cellare per una canonica metà, che danno può avere? Esatto. Sentiamo il parere dell'Istituto Milano di Crescita. Io non faccio tutta la presentazione che ho preparato perché è tardi e poi soprattutto moltissime cose sono già state dette. Volevo solo far vedere alcune puntualizzazioni. Siamo tutti d'accordo sul fatto che il linfonodo sentinella non si fa solo per evitare la chirurgia inutile, ma anche per selezionare chi è veramente negativo ai linfonodi. Questo è chiaro quali sono i problemi, questo l'abbiamo già visto.
Questo è il nostro protocollo che ho riportato pari pari proprio dalla prima facciata, la fotocopia, su come noi facciamo il nicolodo sentimento. So benissimo che questo espone a grosse critiche da parte della chiamiciata, ce ne hanno fatte, già ce ne hanno dette di tutti colori, ma ora della fine questo è il compromesso che noi abbiamo raggiunto tra esigenze di ricerca più approfondita delle metastasi linfonodali, in ottemperanza a quelli che sono i dettami della biopsia del linfonodo sentinella, ed esigenze di tipo organizzativo sull'attività chirurgica e dell'anatomia patologica, che deve tener conto di un equilibrio che spesso è assai difficile. Questo secondo me va sempre precisato: tutte le volte che si parla di biopsia del linfonodo sentinella, chi ne parla deve dire come lo esamina, perché altrimenti si parlano di cose completamente diverse. Volevo dire alcune cose sulla storia delle micrometastasi. Le micrometastasi, così come sono definite dalla sesta edizione del DMM, secondo la nostra casistica e secondo la nostra esperienza, vanno considerate a tutti gli effetti delle vere e proprie metastasi linfonodali. Cioè, sono una categoria che viene, secondo me in maniera molto artificiosa e sicuramente carente, definite solo su base dimensionale. Ma al di là della base dimensionale, che tra l'altro è criticabilissima perché è patologo dipendente, è taglio dipendente, è metodico dipendente, è un modo empirico e sicuramente grossolano di identificare una categoria. L'abbiamo visto anche nel DNM sulla dimensione dei tumori, identificare fino a 2, da 2 a 5 e via così era un modo di categorizzare le cose assolutamente empirico. Nella nostra casistica, io ho preso gli ultimi casi che abbiamo fatto nel 2001 e nel 2002, nel PT1, quindi togliendo le variabili legate a una eccessiva dimensione del tumore, l'incidenza delle micrometastasi è così come veniamo. Cioè, a fronte di un 20% di linfonodo sentinella positivo, abbiamo avuto, e le ho divise apposta, micrometastasi emboliche e pluriemboliche, perché in realtà questa è una descrizione, diciamo così, più legata alla patologia tradizionale e non legata solamente alle dimensioni. È chiaro che queste sono micrometastasi, secondo una classificazione puramente dimensionale. Il ragionamento da fare è che anche in presenza di micrometastasi non è vero che non ci sono altre metastasi linfonodali una volta eseguita la dissezione. Le metastasi linfonodali ci sono e ci sono anche in un elevato percentuale dei casi. Non solo, ma si possono trovare anche altre metastasi che possono essere di livello superiore alla micrometastasi depositata nel linfonodo sentinella. Quindi dal punto di vista, diciamo così, della loro espressa dignità, le micrometastasi trovate nel linfonodo sentinella sono vere e proprie metastasi linfonodali. Su questo non c'è dubbio. È chiaro che il discorso cambia se andiamo a confrontarci con metastasi macrometastasi, cioè metastasi cosiddette parziali o massive, che comunque sono delle macro depositi metastatici, la probabilità di trovare altri linfonodi metastatici è molto alta. Da qui a dire, ecco, l'altro discorso da fare è questo: se noi andiamo sempre a vedere il linfonodo sentinella positivo, in quante volte abbiamo poi la presenza di macrometastasi nelle micrometastasi e lo stesso rapporto altre macrometastasi in presenza di macrometastasi linfonodali, vediamo che esistono un'intercettuale ovviamente diversa, ma esistono. Cioè, avere una micrometastasi significa avere un alto rischio, o moderato a seconda dello strato, ma significa avere comunque un rischio di avere altre metastasi linfonodali. Che questo significhi o no un'indicazione alla dissezione ascellare è tutto un altro discorso. Cioè, un conto è la descrizione morfologica di una situazione, un conto è stabilire se da questo ne deriva un'indicazione. Non è detto che il fatto solo che ci siano delle metastasi significhi che l'indicazione della dissezione cellare sia obbligatoria. Abbiamo pubblicato un po' di tempo fa questo lavoro in cui non abbiamo fatto proprio niente alla scelta su sempre di 1 e 0 pazienti che hanno accettato di non essere trattate, proprio come uno studio che è stato presentato dal collega precedente, e abbiamo visto una cosa fondamentale, che se non si trattano di linfonodi in cui
come abbiamo visto, in circa un 30% dei casi sono sicuramente positivi, non è affatto vero che la malattia riprende nel 30% dei casi, lo sappiamo che è così, ma l'abbiamo anche dimostrato, e che comunque il controllo locale può essere sempre garantito. La conclusione che io vorrei dare, e poi finisco qui perché è tardi, è che le metastasi linfonodali sono una variabile prognostica che ha grossissima dignità, ma non è tanto diversa dalle altre variabili prognostiche che possiamo andare a identificare nel tumore primitivo. Cioè, non dobbiamo pensare che i linfonodi esauriscano il campo dell'informazione prognostica nel determinismo dell'outcome del campo della malattia. Sono assimilabili e sono confrontabili con altri gradienti, altre variabili di tipo vuoi patologico, vuoi biologico, che possiamo andare a recuperare nel tumore primitivo. Il discorso è quanto vale fare una dissezione ascellare, sia in linfonodi micrometastatici o macrometastatici, che sicuramente terapeutica non è, questo lo sappiamo, non è terapeutica, l'abbiamo visto con questo lavoro. Ma andiamo a recuperare con un intervento di questo genere un'informazione che con ogni probabilità può essere supplita da un'indagine più approfondita del tumore primitivo. Facciamo qualche domanda dalla sala, privilegio. Bene, allora io vorrei fare alcune considerazioni. Allora, uno. Io resto veramente molto meravigliato, non è questa l'occasione perché i colleghi sono tutti quelli che hanno espresso in maniera splendida e opinioni con le quali concordo, ma rimango meravigliato quanto oggi come oggi gli oncologi clinici mettono in dubbio il fatto che trovare delle cellule neoplastiche in giro possa avere un significato clinico, quando, come è stato ricordato prima, e insomma, buona donna, eccetera, eccetera, ormai da tantissimi anni dicono che il tumore muore di cancro perché diventa una malattia sistemica, che significa perché ci sono le cellule neoplastiche che vanno in giro. Quindi questo, come dire, deve essere una cosa stracerta, stracicura, che uno muore perché ci sono le cellule neoplastiche che vanno in giro. E uno muore anche dopo 20 anni da quando ha avuto un cancro. Quindi vuol dire che le cellule in giro devono avere anche il tempo poi di attecchire, di crescere, eccetera, eccetera, e compagnia di tempo. Quindi, personalmente, a livello teorico, a livello biologico, il fatto che uno debba andare a cercare le cellule tumorali non solo nei linfonodi, ma nel midollo osseo, e non solo nel midollo osseo, ma anche nel sangue circolante, deve essere un gol della medicina moderna, perché è solo quello la questione. Ragioniamo in termini fantascientifici e spostiamoci in avanti nel tempo al momento in cui gli oncologi medici avranno dei farmaci che siano estremamente più affidabili di quelli di adesso. Sì, prima si scherzava con il professore sulla questione degli antibiotici. Diceva, al giorno d'oggi, quando io ho il mal di gola, e mica mi piglio più il latte e niente, perché voglio guarire subito, mi piglio gli antibiotici, e mi basta il mal di gola. Forse mi sarebbe bastato anche senza gli antibiotici, ma io intanto li ho presi. Allora, che cosa succederà fra non molti anni, quando ci saranno farmaci specifici? Che se io trovo 2 cellule neoplastiche nel sangue circolante, gli do il costo, gli do i farmaci e basta, perché a me poi il paziente, il signor Rossi Mario, che ho un cancro, il fatto di essere una percentuale di prognosi, cioè io non mi ricordo l'accidente, io Rossi Mario, se so che ho 3 cellule neoplastiche del sangue circolante, voglio che lo colorendo mi tratti, punto. Quindi è soltanto una questione, questo problema riceverà una sostanzializzazione importante quando avremo i farmaci che potranno essere utilizzati con sicurezza. L'altra cosa che vorrei dire è questo: quando si parla di micrometastasi, bisogna assolutamente distinguere il linfonodo sentinella dai linfonodi che non sono sentinella, perché stiamo parlando di 2 cose completamente diverse. Perché? Il linfonodo sentinella non ha bisogno, oggi come oggi, di fare la biologia molecolare, perché è un linfonodo.
E io so tutto il tempo, soprattutto se io sono molto d'accordo con quello che diceva la collega prima, cioè il fatto di non fare queste cose di operatori, ma di fare con calma. Ma dico, se io ho questo infonoto, ho tutto il tempo di pigliare, tagliamo tutto quanto, guardando la video e dopodiché, se non trovo nulla, ci faccio il monito chimico e vado a cercare piccole cellule, eccetera, eccetera, isolate, eccetera. E il fatto di trovare piccole cellule isolate fa benissimo quello che dice Marco Greco, che poi è comprobato che io, anche se sono tre cellule nel microfono sentinella, poi trovo le altre metastasi nel microfono della cellula, eccetera. Perché non le dovrei trovare? Chi l'ha detto? Perché dobbiamo insistere sul fatto che tre cellule non hanno significato? Gli americani con 50 terroristi si sono trovati Manhattan mezza distrutta, voglio dire, non era mica l'esercito dell'invasione in Europa, erano 50, sì e no, quindi voglio dire, non ha, dipende da quanto sono cattive le cellule, insomma. Allora, quando invece parliamo di linfonodi non sentinella, per cui anche gli studi che vengono fatti, e io vorrei vedere cosa vengono fatti, perché quando si parla degli altri linfonodi, nessun anatomopatologo al mondo, nessuna anatomia patologica al mondo si può permettere di prendere i linfonodi, tagliarli in fetta fetta e andare a vedere quello che c'è dentro. Non è possibile, nessuna nostra routine potrebbe sostenere un'attività di questo genere. Quindi quando si parla poi di confronto tra quello che c'è negli altri linfonodi, come sono stati esaminati questi altri linfonodi? Perché nei casi in cui il linfonodo sentinella è positivo e gli altri linfonodi sono negativi, ma se io guardate della solita routine che noi facciamo, devo dare per scontato che almeno un 30% dei casi questa negatività è falsa. Allora il problema della biologia molecolare non si pone per il linfonodo sentinella, perché cioè, non ha senso oggi come oggi. Quando le metodiche saranno tali che in sala operatoria il linfonodo lo metto in una provetta, faccio sul zoom e dopo 3 minuti la biologia molecolare mi dice sono metastasi, vabbè, questo sarà un altro problema. Ma oggi come oggi non ha senso. Invece ha estremamente senso nell'analisi del resto dei linfonodi, perché è l'unica maniera, oggi come oggi, è l'unica maniera per capire se ci sono cellule neoplastiche nelle stazioni, nelle altre stazioni. Perché con l'approccio classico, immunistochimica compresa, non riesco ad andare al finale della cosa. Io chiedo perdono, però questo è un punto importante, perché se no si fa una conclusione terribile e non ci si capisce assolutamente niente. Quindi sono problemi totalmente diversi, con approcci totalmente diversi, e la PCR serve per tutti gli altri corsi, non serve sicuramente per il solo sentimento, se no per andare a studiare ovviamente, ma non come approccio pratico. Scusa, ma rete stupefacente, no? Che noi oncologi fino all'altro giorno ci siamo accusati di sovrattrattare i pazienti, in questo momento che stiamo riflettendo sul valore più o meno importante ai fini del trattamento della presenza di micrometastasi, veniamo un pochino messi sulla graticola. Voglio dire, nessuno nega che queste siano delle metastasi, tanto è vero che si scrive che ci sono, però quello che conta è che non tutte le metastasi se ne danno, non tutte le cellule presenti nelle micrometastasi danno delle metastasi a distanza, cioè voglio dire, la presenza all'interno del linfonodo di una cellula, due cellule, tre cellule, detto che queste quando vanno in giro vanno sempre tutte a metastatizzare, quindi cioè, tutti diciamo che queste sono micrometastasi, però il risultato finale non è sempre quello della precipitazione della situazione, questo credo che siamo d'accordo. Va benissimo, però voglio dire, poiché allora, proprio perché voi critici avete sempre detto che bisogna trattare tanto, quando si mette in evidenza delle cose, allora voi dite no, sono stupidati. Poi dopodiché ripeto che se il giorno che andiamo a un cancro, perché è possibile, e io se mi trovo la micrometastasi, vedo, vado al collega che mi dice per piacere, trova la maniera di fare la terapia. Perché non mi interessa se nel 8%, eccetera, eccetera, come lo stesso discorso degli interventi non aggressivi, degli interventi della balanectomia, degli interventi, è il discorso per il quale non si devono fare certi interventi che sono particolarmente penalizzati. Poi sul discorso del fatto, a parte che su questo argomento i criteri non sono ancora chiari, quindi neanche noi sappiamo cosa fare, perché adesso non so quanto l'acqua, ma se ti arriva di una che ha una micrometastasi con certe caratteristiche, adesso per certe dimensioni, a parte che sono convinto che nel midollo ci sono, tutti ce l'hanno delle cellule neoplastiche nel midollo, però poi cosa fai? Cioè,
fatto che adesso diciamo che in situazioni particolari forse è meglio non trattare, è meglio sorvegliare, questo per dire. Poi dopo se il professore quando viene vuole farsi trattare lo stesso, discutiamo insieme, presenta una deviazione, una situazione standard, adesso vedremo cosa si dicono a San Carlo, studieremo come trattarlo. Ci può essere una selezione nell'ambito delle pazienti con le micrometa. Si possono selezionare, questo fa dell'inno. Ma un po' come parte in causa, nel senso che sia il Comitato Americano, la American Joint Cancer Commission, sia il Comitato dell'OSC ha preso una decisione prudenziale, essendo per ora non sappiamo che valore dare a questo micrometastasi, per cui quelle, dicevamo, parlandone privatamente, per cui le micrometastasi evidenziate come biologia molecolare vanno in questo momento dal punto di vista clinico considerate N0, soprattutto quando ci si trova di fronte a dei tumori minimi e che sono di sotto del centimetro. Certo, siamo in una fase di stravolgimento. Fino a pochi anni fa c'era l'accanimento nel togliere il maggior numero possibile di linfonodi e si diceva anche più linfonodi togli più ne trovi metastatici. E sulle pubblicazioni di appoggio al TNM c'era anche il numero minimo di linfonodi che dovevano essere tolti per ogni distretto. Se il chirurgo stava di sotto di questo numero veniva qualificato di inefficienza chirurgica. 30 anni fa, 40 anni fa, ai tempi di Kreil, c'era già una discussione se togliere o non togliere i linfonodi e si diceva togliere i linfonodi se sospetti che sono patologici e lasci stare se sembrano normali perché non vai a influenzare le difese immunitarie. Poi è venuto l'accanimento a motivi di stadiazione, nel senso che gli linfonodi sono solo quelli che ci consentono che cosa fare. Attualmente, in questo momento, ci sono altri criteri. Nella mammella ci sono le caratteristiche del tumore primitivo che possono anche andare oltre il valore stadiativo dei linfonodi. Siamo in una fase intermedia. Forse, le prossime ricerche prospettiche, confrontandole il PN1 molecolarmente determinati con quelli che sono negativi, si vedrà come si comporta. Qualche altra domanda? No, però scusa, Enrico Francesco, soltanto perché non vorrei che adesso io di qua non dico così. Io non sono. Intanto gli autori vanno del più buono perché non si sa mai appunto forse intervenire, ma diciamo il concetto, perché dovrei veramente essere inteso, non è che io sto spingendo gli oncologi a dire per forza per fare trattare, ci mancherebbe, perché se no sarei totalmente ascientifico. Quindi il fatto che si proceda con cautela è assolutamente nella regola scientifica, deve essere così, non può essere diversamente. D'altra parte, dalle vostre presentazioni sono tutte presentazioni perfette, perché voi non è che mettete in dubbio dei risultati biologici, semplicemente mettete le mani avanti perché è bene poi andare a vedere, è bene verificare con tutti i trials clinici, eccetera, eccetera. Su questo siamo perfettamente d'accordo. Io non sono d'accordo, ma non con voi, non sono d'accordo con quando in maniera un po' ottusa alcuni colleghi dicono che non si sarà fissato, bisogna vedere. No, biologicamente bisogna avere un gol. Cioè, alla biologia o ci si crede o non ci si crede, quindi bisogna crederci, dopodiché questo è il filone di ricerca, quindi questa è l'ipotesi e quindi va dimostrata. Dal punto di vista terra-terra, mi permetto di ripetere il fatto che l'approccio e il significato delle micrometastasi e delle tecnologie, eccetera, va differenziato a seconda se parliamo di colore sentinella o se parliamo di colori che non sono sentinella, perché sono due problemi completamente diversi, che richiedono una metodologia completamente diversa. Ecco. Bene, se non ci sono altre domande, aspetta al Presidente dell'evento speciale SICO la conclusione dei lavori. Prego, Alberto. Io nel ringraziare tutti i colleghi e a questo punto il Presidente della SICO, il Professor Leggeri e il Professor De Rico, ci hanno aiutato, e Valerino ci hanno aiutato in questa organizzazione. Volevo però far presente che abbiamo un piccolo punto ancora da risolvere. Questo raccolto aveva raccolto, avevamo raccolto i tre poster che erano stati presentati, dovevamo fare la presentazione, non viene per cui volevamo chiamare qua i colleghi che l'avevano presentato. Abbiamo fatto una piccola commissione.
dai colleghi di Mutico di Gnola da Brescia, la biopsia del linfonodo sentinella nel cancro del colon retto, un'espressione e un'esperienza preliminare, però è molto interessante perché non è soltanto osservazionale, ma prevede di poter utilizzare un trattamento in quei casi in cui questi tumori molto piccoli nel colon retto presentino delle localizzazioni micrometastatiche. Il secondo posto invece l'abbiamo dato, al secondo posto è arrivato il linfonodo sentinella nella stadiazione nuova del TNM per il melanoma con il dottor Caresani, Cirillo, Lima e Vetri, e vabbè, il terzo posto è quello che ha fatto il nostro, soprattutto il dottor Bonati. E a questo punto possiamo chiudere i lavori, speriamo di ritrovarsi ancora.